Cristo è veramente risorto. Oggi è un giorno speciale per tutti coloro che credono in Cristo, in qualsiasi luogo essi si trovino del globo. Ricordiamo l'evento che ha cambiato la storia personale di ciascuno che ha creduto in Cristo. Il problema è uno che in Italia siamo abituati a festeggiare la Pasqua un po' come un secondo Natale, dove tutti siamo più buoni e ci sentiamo di fare gli auguri a tutti. Buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, buon Natale. Anche la Pasqua insieme al Natale è stato inglobato nella cultura occidentale, soprattutto italiana, assieme a Natale, dicevamo, alla festa della mamma, alla festa del papà, a Ferragosto, purtroppo da un po' di tempo a questa parte anche a Halloween, e ormai fa parte di tutta una serie di feste che si dicono comandate, quelle che bisogna festeggiare a prescindere, direbbero dopo. Pian piano è diventato un altro giorno per fare festa, per comprare cose. Un tempo era anche per andare a trovare amici e fare scampagnate, non si può più con lockdown, ma in pratica la passiamo tutta a regali e a pranzi. Pian piano è diventata un'altra cosa. Hai mai riflettuto quando dici buona Pasqua cosa stai dicendo alle persone? Forse già sai che la parola Pasqua viene dal greco Pascha, che è la traduzione, come è scritto nei Vangeli, i Vangeli sono scritti in greco, della parola ebraica Pasach, che significa passaggio. Era il passaggio, il ricordo del passaggio dell'angelo della morte, dell'angelo sterminatore, che passò oltre le case degli ebrei in Egitto, perché le case erano state segnate col sangue di un agnello sacrificato, e l'angelo della morte passò oltre e non uccise chi era dentro quelle case. Sappi che quando stai dicendo a qualcuno buona Pasqua, gli stai augurando buon passaggio. Di cosa? Dell'angelo che abbiamo detto prima. Ovviamente scherzo, scherzo, non voglio scoraggiarti di dire buona Pasqua, ma ti voglio far riflettere che in origine la Pasqua non era qualcosa da festeggiare, ma era qualcosa da celebrare. Attenzione alla differenza tra festeggiare e celebrare. Una festa è una festa qualsiasi. La celebrazione è qualcosa di solenne, di importante. Quando tu celebri qualcosa, è qualcosa che realmente è importante, è realmente cambiato la tua vita, ha realmente cambiato la vita del mondo. Non era una festa da festeggiare ma da celebrare, ma era anche una festa da annunziare, da portare alle altre persone, da portare a chi volevi bene e a chi volevi che facesse parte della tua schiera tra i credenti. E non potevi augurare buona Pasqua a qualcuno se non eri convinto che lui fosse realmente di Cristo. Sapete, ogni credente nelle prime chiese salutava il giorno di Pasqua dicendo Cristo è risorto. E se l'altro rispondeva è realmente risorto, allora l'altro sapeva che stava parlando con un credente, con qualcuno che aveva ottenuto la salvezza in Cristo, con qualcuno che era della sua parte, di coloro che seguono Cristo. Sapeva che stava parlando con un altro credente e forse soltanto allora gli diceva buona Pasqua. Questa tradizione tra l'altro è rimasta nella Chiesa Ortodossa. La Pasqua non era una celebrazione inclusiva, tutti dentro. Buona Pasqua a tutti quanti, buona Pasqua, sì, buona Pasqua, ma una celebrazione esclusiva per pochi. Pochi la celebravano, pochi l'annunciavano affinché tanti potessero avere realmente una buona Pasqua. Perché questo? Perché celebrare la Pasqua all'epoca li rendeva elegibili al martirio. Celebrare la Pasqua, dire che eri un credente, un cristiano, un seguace della via, come venivano chiamati all'inizio, era qualcosa che ti faceva rischiare la vita a
te e alla tua famiglia. I cristiani non erano molto, molto amati nel mondo, lo sapete, perché dicevano cose che erano politicamente scorrette, erano cose che nessuno voleva sentire, perché parlavano di un unico Signore, di un unico Dio, di un unico Creatore, e parlavano di un'unica salvezza in Gesù Cristo. Sapete, le cose non sono cambiate di molto in molte parti del mondo, in Corea, in Nigeria, in Afghanistan, in Pakistan, in Iraq, in India, in Libia, in Yemen, in Colombia, in altre parti del mondo. Dire che tu sei cristiano, dire buona Pasqua, celebrare la buona Pasqua ti rende leggibile per il martirio. E tuttavia oggi persone in quei posti celebrano rischiando la vita pur di dire Cristo è veramente risorto. Incontrare Gesù ha sempre avuto un doppio effetto: da una parte la salvezza e da una parte il rischio. Lo era la prima volta che fosse, lo era anche prima che fosse messo in croce. Incontrare Gesù era pericoloso incontrare Gesù, perché Gesù diceva cose che erano politicamente scorrette. Non so se vi ricordate di un personaggio che si chiama Nicodemo. Vi ricordate Nicodemo? Ve lo ricordo io. Nicodemo era un fariseo, uno di quelli che Gesù disprezzava per quello che stavano facendo. Era uno studioso della Bibbia, aveva visto ciò che Gesù diceva e faceva. Però Nicodemo aveva un cuore aperto, aveva visto e sentito. Aveva visto e sentito e diceva che lui era di Dio. Ma era rischioso andare verso Gesù, era rischioso per lui andare contro la sua tradizione, contro i sacerdoti, i suoi colleghi farisei, che attendevano un messia, ma era un messia condottiero, un messia re, qualcuno che mettesse al loro posto i romani e che gli restituisse ricchezze e potere alla classe sacerdotale dei farisei. Cercavano un messia a loro forma, a loro uso e consumo. E così Nicodemo una notte decise, di notte, senza farsi vedere da nessuno, quasi fosse un ladro, quasi stesse rubando qualcosa, di andare a bussare alla porta di Gesù. Questo è il racconto del San Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 5. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo era cresciuto leggendo la legge, leggendo la Bibbia. Le sue radici affondavano nella parola di Dio, e che per quello che vedeva e capiva sapeva che Gesù era stato mandato da Dio, ma non aveva ancora capito che Gesù era il figlio di Dio, il suo salvatore. Ma non se la sentiva di esporsi, aveva paura delle conseguenze, aveva paura di essere giudicato, di non essere politicamente corretto come lo era la sua classe sacerdotale. Molti oggi sono come Nicodemo, festeggiano pure la Pasqua, ma se si tratta di esporsi oltre, di prendere posizione, di chiamare con nome e cognome, peccato, quelle cose che il mondo reputa giusto e normale. Metteteci quello che vi pare: aborto, eutanasia, poligamia, omosessualità, idolatria verso statue
idolatria verso lavoro. Sono tutte cose che il mondo dice sono giuste, e tu come credente devi dire no, si chiamano peccato. Non sono nessuno maggiore dell'altro. Nessun peccato per Dio un peccato vale uno, ma sono un fallire l'obiettivo. Peccare significa non centrare l'obiettivo di Dio. Molti festeggiano così, non dicendo e non affermando che Cristo è l'unica via e la sola via. Perché? Perché politicamente non è corretto dire così. Beh, allora preferisco farlo di notte, quando nessuno vede, non si sa mai. Sì, ci credi Gesù, mi piace, però che non lo sappia nessuno, rimanga tra noi. La Pasqua così non fa una grande differenza per loro, sapete? È una festa come un'altra, e la vita rimarrà uguale a prima, non ci sarà un cambiamento in queste persone. Non per Nicodemo. Nicodemo è arrivato di notte una sera, ma poi la sua strada non è finita lì. Non ha detto, vabbè, facciamolo sempre di notte, andiamo da Gesù soltanto di notte. Giovanni, capitolo 7, versetti 37, 38 e poi 45, da 45 a 51. Dice così. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro, perché non l'avete portato? Le guardie risposero, mai un uomo ha parlato così. Perciò i farisei replicarono loro, siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo, uno di loro, un fariseo, quello che prima era andato da lui di notte, disse loro, la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Gesù aveva parlato in un giorno di festa. La festa si chiamava Tabernacolo in Capanna. In originale ebraico si chiama Sukkot e ancora viene fatto, e ricordava un evento, quello dell'essere nomadi nel deserto per 40 anni, e infatti all'epoca si costruivano proprio delle capanne, le persone per quella particolare festività dormivano in camping, facevano un campeggio di notte, dormivano dentro la capanna per ricordarsi che loro erano stati esuli. La festa di Tabernacoli era grandissima, e il Sukkot ancora grandissima, era quasi grande quanto la festa di Pasqua. E c'era una moltitudine di gente che lo ascoltava. E affermava Gesù cose di fronte a tutta questa moltitudine che non erano piaciute ai sacerdoti. Nicodemo, dice Giovanni, era uno di loro, era un fariseo. Era un fariseo, uno che pensava e diceva le cose politicamente corrette, quelle inquadrate nella sua categoria di fariseo. E proprio quei farisei e i sacerdoti, Gesù li aveva chiamati proprio per quello, ipocriti, vivere e sepolcri imbiancati. Ma Nicodemo non era un sepolcro imbiancato e non era nemmeno ipocrita, perché prendere di testa con Gesù. Stavolta Nicodemo non cerca Gesù nel buio, non cerca Gesù come un ladro di notte. Stavolta si espone, prende le parti, dice, oh, ma almeno lo volete sentire? Volete sentire che cosa dice? La nostra legge, quella che voi state dicendo che questo popolino non conosce, voi la dovreste conoscere bene. La nostra legge dice che non si può accusare qualcuno senza averlo prima sentito, e voi non lo volete sentire. Nicodemo in cuor mio penso che stesse cercando di spiegare quello che lui aveva capito. Ora, non tutti quando credono diventano subito dei supereroi pronti a sfidare
per tutto per Gesù. Le radici di Nicodemo, che erano prima fondate su un terreno che era quello della Bibbia, della legge, cominciano ad affondare verso un terreno più fertile, che sono gli insegnamenti e le parole di Cristo. Cominciano a dare frutti anche se non maturi, ma le radici che prima erano superficiali soltanto sulla legge vanno un pochino più giù e cominciano ad attingere potere dalla parola di Cristo. Alcune persone anche oggi si fermano a questo livello di profondità, sono attratti da Gesù, gli piace pure quello che dice, ma sono titubanti nell'accettare di seguirlo apertamente. La loro radice non va abbastanza a fondo. Gesù c'è, sì, ma non fa la differenza. Per loro la Pasqua diventa quasi un problema da gestire, un problema su cui giustificarci. Beh, non posso far vedere troppo agli altri che ci tengo a Gesù, magari non vado in chiesa, ma faccio le cure a tutti quanti, Nicodemo invece non si era fermato a quel livello, le sue radici non si erano fermate a questo secondo livello di profondità, la Bibbia e la parola di Gesù. Nicodemo aveva continuato ad estendere la profondità della sua radice, ad affondare negli insegnamenti di Gesù e a non avere più paura di esporsi e di essere suo seguace apertamente. Giovanni capitolo 19, versetti 38 e 39. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che tra parentesi anche lui era un capo del Tempio, era un dottore, un giudice, era uno dei membri del Sinedrio, quello che aveva condannato Gesù, quello che aveva condannato Gesù era Giuseppe d'Arimatea. Ma Giovanni dice, dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era un discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei, ecco il livello precedente del timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli portando una misura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Sono circa 37 kg di prodotto, di profumi. Le radici di Nicodemo erano andate più a fondo, erano diventate più profonde. Non si vergognava più di dimostrare a tutti quanti che fosse un seguace di Gesù e che lo apprezzasse. Non aveva più timore per la sua carriera né per la sua vita, perché chiaramente tutti avrebbero visto che andava presso il cadavere di colui che era stato messo in croce dal Sinedrio, di cui lui era consapevole e di cui Giuseppe d'Arimatea ne era parte, ma non temeva più per la sua vita, anzi metteva a disposizione quello che era suo, credete, 37 kg di aloe e mirra, era una cifra, valevano più o meno 360 denari romani, considerate che la paga di un operaio era di un denaro al giorno, per cui 360 denari erano un anno di stipendio di un operaio, no, non di uno schiavo, di un operaio, di quelli che venivano anche pagati bene, valeva un anno di stipendio di un operaio, 360 denari, era tanto, 20.000, 30.000 euro a cambio attuale, non lo so, ma era tanto, ci metteva del suo. Ora la Bibbia non dice se Nicodemo abbia avuto timore che fosse finito tutto quel venerdì, se abbia pianto dicendo la mia speranza se n'è andata, questo non lo sappiamo, ma sono sicuro che lui avrà gioito come gioiamo noi oggi per la tomba vuota. La settimana scorsa vi ho iniziato facendovi vedere questa foto e citando la frase di uno scrittore americano, Martin Rubin, che dice "The deep roots never dies, spring will come",
che significa tradotto, suona così: le radici profonde non dubitano mai che la primavera arriverà. La settimana scorsa ti ho chiesto una cosa: quale tra due alberi fosse il più vivo? Se quella mimosa là o questo albero al centro? L'albero che fiorisce al primo tempore d'inverno e che il gelo lo può danneggiare, o quello che attende la primavera che deve venire? Questa mattina voglio chiederti una cosa differente. Quanto sono profonde le tue radici? Quanto vanno giù le tue radici? Nella mia foto ci sono due alberi. C'è una mimosa e quest'altro albero. La mimosa è una pianta particolare che ha delle radici molto estese, ma sono superficiali. E per quello che vedete, la mimosa nasce vicino al lago o vicino ai fiumi, perché deve trarre il nutrimento dall'acqua che trova superficialmente, da quella che c'è là sopra. Le sue radici non vanno in profondità. È per questo che ha necessità di stare vicino all'acqua. Se l'acqua si allontana, se il lago retrocedesse in qualche maniera, la pianta probabilmente morirebbe per disidratazione. La mimosa morirebbe perché avrebbe sete. L'albero che invece è al centro, vedete quanto è intricato? Quello è un fico, albero molto biblico, è un fico. Ora, le radici del fico sono molto profonde, profondissime, e riesce a trovare nutrimento anche quando tutto attorno è secco, è sterile e è bruciato. Il fico è famoso perché riesce a rigenerarsi di anno in anno, anche se lo tagli, in virtù del fatto che non è la parte sopra quello che importa, ma è la parte sotto, che anche se tu tagli il fico, la parte sotto rimane. Perché? Perché sprofonda a cercare nutrimento e darà vita a una nuova pianta e a nuovi frutti. Quanto sono profonde le tue radici in Cristo? Abbastanza da trarre da lui nutrimento anche nei momenti aridi della vita? Quando la vita sembra sterile, quando la stagione è torrida e secca? Sono abbastanza profonde da non aver paura di ciò che ti accade attorno o che accadrà a te o ai tuoi cari in questa epoca di pandemia? Sono abbastanza profonde? Riesci a trarre nutrimento anche quando non c'è pioggia? Anche quando sembra tutto quanto secco? Quando l'umidità sembra un sogno? Hai letto bene le parole che Gesù ha detto alle folle durante la festa di Tabernacoli? Giovanni 7, 37, 38. Se qualcuno ha sete, venga da me. Non vada a una statua. Venga da me. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Se tu credi in Gesù, se le tue radici affondano in Gesù, non soltanto troverai nutrimento, ma tu diventerai nutrimento per altri. Se tu hai accettato il sacrificio di Gesù al venerdì come l'unico che può lavare i tuoi peccati, l'unico e solo, allora la potenza di Dio che trasforma una crocifissione in una resurrezione ti appartiene. Se tu credi che Gesù è realmente risorto per vincere la morte al tuo posto, allora le tue radici possono attingere a quel fiume profondo di cui parla il Salvatore, anche in questo periodo il più arido della vita di tutti quanti i nostri tempi presenti. Nel festeggiare la Pasqua, come la non festeggiare la Pasqua come una festa tra le altre, non festeggiare la Pasqua come qualsiasi altra festa, celebra la Pasqua come qualcosa di solenne, qualcosa che cambia la tua vita e la vita del mondo. Perché se hai creduto che Gesù è realmente risorto, allora questa per te è davvero una buona Pasqua. Prendiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere stata la nostra Pasqua, di essere stato il nostro agnello sacrificale, di essere divenuto il sangue messo sugli stipiti delle nostre case, che sono rappresentate dal nostro corpo.
così che l'angelo della morte possa passare e noi possiamo avere vita eterna. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Signor Gesù, io voglio celebrare la Pasqua oggi. Voglio celebrare la tua venuta, che è stata dolorosa, ma è stata l'unica tramite cui io posso essere di nuovo in comunione con il Padre mio. Ti prego, Signore, di darmi la forza di testimoniare questa Pasqua agli altri. Non di festeggiarla soltanto come una festa, ma di celebrarla come l'unica cosa che può salvare me e può salvare anche gli altri. Ti prego di rendermi testimone della tua potenza che ha trasformato la crocifissione in una resurrezione. Tutte queste cose le prego per il tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.